Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Mobilisine AG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimittel AG. Ultimo aggiornamento. 7 marzo 2022. Cos'è Mobilisine? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Mobilisin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Mobilisin? Mobilisin è un farmaco a base del principio attivo acido flufenamico più glicole salicilato più sulfo poliglicano, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda AG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimittel AG. Mobilisin può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare AG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimittel AG. Ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo acido flufenamico più glicole salicilato più sulfo poliglicano. Gruppo terapeutico analgesici FANS. Forma farmaceutica crema. Indicazioni: trattamento sintomatico di affezioni dolorose, flogistiche e degenerative localizzate dell'apparato locomotore e di sostegno, dei muscoli, dei tendini, dei legamenti, delle articolazioni, della colonna vertebrale, dei dischi intervertebrali e delle parti molli. Tensioni muscolari, dolori motori, lombaggini, rigidità cervicale, nevralgie, sciatica. Posologia: qualora non prescritto diversamente dal medico, applicare più volte al giorno un filo di crema di 5-10 cm e massaggiare leggermente. Per conseguire un risultato terapeutico ottimale, usare regolarmente il Mobilisin durante il trattamento, se necessario anche per un periodo di tempo prolungato. Controindicazioni: ipersensibilità ai salicilati o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non applicare la crema su mucose, bruciature, infezioni o altre dermatosi. Non applicare a neonati e bambini. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: lavarsi accuratamente le mani dopo l'applicazione della crema. In caso di uso cronico possono verificarsi reazioni cutanee, vedere 4-8 effetti indesiderati. Evitare l'esposizione intensa delle zone trattate alla luce del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso cronico di Mobilisin crema su aree estese può determinare un aumento della tossicità del metotrexato e dell'effetto ipoglicemizzante delle sulfaniluree. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Mobilisin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Mobilisin durante la gravidanza e l'allattamento? Il prodotto va usato solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico e limitatamente a brevi periodi di trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati: patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. Come nel caso di tutti i prodotti applicati a livello cutaneo, è possibile che uno qualsiasi dei componenti di Mobilisin crema provochi una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: i sintomi specifici di sovradosaggio da FANS sono stati osservati solo in caso di sovradosaggio accidentale, ad esempio nei bambini, o con l'uso scorretto della crema, vedere 4-4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Patologie gastrointestinali, cefalea, capogiri, nausea, nervosismo, disturbi alla vista. Trattamento: lavare accuratamente l'area cutanea trattata per evitare qualsiasi eventuale ulteriore assorbimento del prodotto e iniziare il trattamento standard per il sovradosaggio da FANS. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Farmaco antinfiammatorio non steroideo per uso topico. Codice ATC M02A. Mobilisin crema contiene tre sostanze ad azione antinfiammatoria: acido flufenamico, etilenglicole monosalicilato e glicosaminoglicano polisolfato. I loro effetti influenzano proprietà farmacocinetiche e le determinazioni dei livelli ematici mostrano un rapido assorbimento delle sostanze attive della crema. Questo garantisce l'efficacia locale nel tessuto colpito. Dati preclinici di sicurezza non noti.
Elenco degli eccipienti per 100 g di crema. Monoidigliceridi 10 di grassi. Sali di sodio di alcol grassi solfonati 10, 0, g, trigliceridi 10 di grassi vegetali 6 e 25 g, alcol miristico 3, 75 g, silicato, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.